Ciao a tutti, sono Mimmo Arnesano, ho 41 anni, vivo a Salice Salentino, vicino Lecce, e diciamo che ho sempre avuto un po' la passione per la fotografia, ma per diverse ragioni non l'avevo mai messa in pratica. La ragione principale è perché non avevo mai posseduto una reflex. Immaginiamo che da ragazzino mi arrangiavo con una Kodak Ektra 200, quelle compattine, quindi i risultati ovviamente erano, diciamo, scarsi e le spese tante per sviluppo e stampa. Poi lo scorso anno finalmente ho ricevuto la mia amata reflex e lì è stato un fulmine accecante. Con in mano finalmente una macchinetta fotografica decente, lo scorso autunno ho partecipato ad un corso base e lì è stata la svolta. E da allora credo di non essermi mai più fermato con gli scatti. Una piccola curiosità: pensate che attraverso Nutility suggerita su Total Photoshop ho provato a contare le foto che ho scattato con la mia inseparabile reflex e sono la bellezza di 22.500. E il bello è che ogni volta è come se fosse la prima. E la prima volta l'ho fatto guardando nell'obiettivo, nel mirino, con la macchina impostata rigorosamente in automatico. Ho pensato che era bello vedere il mondo dal mirino, ma avevo bisogno di vederlo a modo mio, chiaramente, non come me lo faceva vedere la macchina. Quindi più luminoso, meno luminoso, più vicino, più lontano. Insomma, ho cominciato a scattare. Scattare, con la voglia che avevo sempre maggiore di imparare a dominare la luce, e non è facile, me ne rendo conto sempre tutti i giorni. Non so se ci riesco a immortalare sta luce, non so se riesco a trasmettere nei miei scatti le stesse emozioni che provo io quando compongo la mia scena nel mirino. La mia piccola entry level, una Nikon D3100, e sopra ci monto alternativamente un 18-55 f3.50 classico e un modesto zoom, un 70-300 macro f4. Poi ogni tanto ci avvito qualche filtro e me la piazzo sul mio immancabile cavalletto. Mi lascio sempre catturare dai particolari della natura. Mi entusiasmano i particolari di punti di vista architettonici, di chiese, di palazzi. Poi mi piace bloccare l'attimo, come lo chiamo io, della gente che trovo per strada. Mi fa scrutare il loro pensiero, me le fa leggere dentro, magari immagino io, è ovvio. Poi mi conquista in modo particolare sono i colori mi prendono. E poi il mare, il suo paesaggio, il suo movimento, i quadri che dipinge insieme al sole, alla luna, e spesso con le bizzarre forme delle nuvole che qui da queste parti se ne vedono spesso e particolari. Insomma, fotografare mi fa stare bene. Anche quando qualche volta uscendo magari scatto 200-300 foto e non riesco a portare a casa lo scatto giusto. Vabbè, è così, si sa. Tante uscite, anche le uscite di gruppo, insieme ai miei amici con cui abbiamo fondato Fotofucina, e all'attivo, pensate, già due mostre collettive con grande successo e abbiamo in cantiere tante iniziative particolarmente interessanti. Insomma, la fotografia crea dipendenza, meno per me, ecco. Non posso sicuramente terminare questo mio racconto senza aver salutato i miei amici di Fotofucina, gli amici virtuali di Flickr, soprattutto Veronica e lo staff di Total Photoshop, insomma, che hanno apprezzato evidentemente le mie piccole opere e mi hanno dato l'onore, perché tale è, in questo prezioso spazio, di raccontare la mia esperienza e la mia passione che provo a portare avanti, con i miei limiti, ma sicuramente col mio entusiasmo che non manca mai. Grazie e ciao a tutti.